L'idea di questo libro fondamentalmente era di creare, scrivere un percorso che è praticamente il mio, ma penso che sia anche quello del dottor Berrino. È un discorso personale, cioè in un certo senso raccontiamo il percorso che abbiamo fatto noi come persone umane, come medici, come scienziati, cercando di integrare queste conoscenze che sono veramente tante. E quindi non volevamo vendere la pillola magica, cioè fate questo semplice e risolverete i vostri problemi, vivrete fino a 120 anni, perché non funziona così, è un pochettino più complesso e nel libro stiamo cercando di spiegare quello che sappiamo, non soltanto dal punto di vista medico e scientifico, degli studi che abbiamo fatto, delle pazienti che abbiamo trattato, ma anche dal punto di vista delle tradizioni antiche, di quello che gli antichi avevano intuito e che gli studi scientifici stanno confermando. La grande via è proprio la via del cibo, la via del movimento, dell'esercizio fisico e la via spirituale, la via della meditazione. E per tutte e tre queste vie ci sono delle solide prove scientifiche che noi possiamo, praticandole, possiamo fare funzionare meglio il nostro organismo, possiamo più agire sulla espressione dei nostri geni.